eccomi qua, fanciulle. Come ieri, applico questo con voi. Scusate. C'è il film di Ceresella su Rai Movie 24 il nome. Allora, applico il mio prodottino di ieri. Mi ricordavo più che era così. Ma è stratificabile, quindi si sfuma molto bene, con facilità, senza problemi. Sono apposta questi prodotti qua. Costicchiano magari, ma ne vale la pena perché poi durano tantissimo, eh. Secondo me, almeno io mi trovo talmente bene che non posso che consigliarlo. Mi trovo proprio bene come prodotto, sia questo che quella di Rare Beauty. Beh, Rare Beauty costa un pochino meno anche perché il prodotto di qua è tantissimo, eh. Ora non ho portato, però la validità è 24 mesi. Di apertura, io non me le dico mai queste cose, però c'è tanto prodotto. Dovrebbe essere. Boh, comunque, dai, si vede, ne basta anche poco. Giusto. E voilà. Si sfuma molto bene, avete visto che pataccona che avevo qua? Non c'è nulla da dire in questione. Sì, io lo uso come terra, non come blush. Sì, non come contouring. Allora, oggi applico questo più rosato. Un po', scusate, ho prurito immensamente. Alle volte sembra che ho le formichine che mi. Ho la dermatite, purtroppo è così. Bene, però io poi taglio i capelli a volte. Lo so che non è fine, però grattarsi in pubblico. Ma quando il prurito è immenso, mi dovete un po' sopportare. Io poi applico questo con questi. Guardate, qualità-prezzo. Guardate. È fantastico, eh. Lo dico proprio di Shagram, mi ricordate? Su Shein, cioè, a volte uno va per partito preso a prendere uno di marca, ma garantisco al 100% che questo è uguale a un L'Oreal, un Lancome. Veramente. Allora, oggi ho un prodotto occhi da mostrarvi. Dopo finiamo anche il viso ed è questo qua di Giorgio Armani, fantastico, preso su Ditano con lo sconto ed è una colorazione molto particolare, guardate, stupendo. Passo il polpastrello e poi mi viene via subito. Non c'entra niente, oggi ho il verde, ma non questo qua è un passepartout.
questa colorazione, quindi a me piace e la condivido con voi. Si sfuma benissimo, è a lunga durata, perché ieri è arrivato ieri sera da mia figlia, l'ho swatchato e ho dovuto struccare lo swatch, però volevo provarlo col pennellino, in questo caso io ne prendo uno, vediamo, è bello gommoso, pam pam si sente. Vediamo. Sì, va benissimo col pennellino. Ha un finish più scuro col pennellino. E mi piace anche di più. Lo vedete, è più scuro, ma non è così scuro come sembra. È bellissimo comunque, vedete? Poi vi dico la colorazione perché non me la ricordo. Sì, è numero 1 e Shadow to Heal, il 6, numero 1. Ah no, numero 1 di Giorgio Armani. Ci sono diverse colorazioni. Sembra, come dire, non so come spiegarvi la consistenza. Sembra una polvere cremosa e solida insieme, cioè un purpure di composizione. Ottima, direi. Allora, poi mi fermo così e intanto vado a prendere la palette di Astra e ci applico, insomma, un color così caramellino. Fossile questo è. Leggero, intanto giusto per andare nella piega, e dà effetto alla transizione, cioè fa effetto transizione, è la transizione. Però a me piace un colorito più vivo, provo un pochino di Sienna e la metto qua. Da. Rendere più strong il colore. Poi prendiamo un colore qua, Sienna, lo portiamo qua. Poi prendo una matita verde bosco, sempre di NYX della casa di carta, e la applico sotto. Chiamare i bordi dei vestiti del vestito. Poi col pennellino di prima vado a sfumare.
Prendo la matita nera. Nostro eyeliner. Prendo Tadam. Si intensifica subito. Prendiamo l'illuminante, poi metto il mascara. Vedete che ho preso questo dito che non lascia giù, quindi è fantastico come ombretto. Quindi se a voi non piace così scuro, ci sono anche color beige, panna, insomma. Bronzo, no bronzo, un oro tipo. Io sono andata con questo perché ho visto un tutorial e mi è piaciuto questo. E nulla, ora il mascara e rossetto. Dal vivo è un colore delicato, giusto, molto fine. Non ne ho messo tanto. È più scuro in camera. Mi avete chiesto io cosa uso come per riprendere, per fare. Io praticamente ho la lampada, ovviamente, non so come si chiami, quella tonda che ha 15 euro. La trovate un po' ovunque oggigiorno, quella da tavolo, e l'ho presa un bel po' di tempo fa da Media World, scontata, cioè a prezzo modico, appunto 15 euro credo, non vado errata, se non ricordo male insomma, e nulla, e poi riprendo col mio iPhone, nulla di che, altro non so. Come vedete, faccio dei video molto semplici.
senza tante, oltretutto non le so fare neanche, quindi penso che ci voglia un programma, boh, su computer. Io non mi va, insomma, ecco. Magari un qualcosina giusto, ma non più di tanto, ecco. Ora, rossetti ne ho due. Uno è questo di Trendy, che si trova da DM, questa marca qua, ma penso che online la troviate da qualsiasi parte. Ed è un nude così. Poi, se no, volevo applicare il 106 di Kiko, però voglio provare questo oggi. Se non vado errata, sono prodotti vegani, cioè vegani, sì, vegani, infatti non hanno, però non ricordo, non vorrei dire a castroneria, eh. Si può controllare il brand Trend, che per le giovani costa anche poco, penso. Comunque lo 040 il numero, molto carino, è puro nude di appunto Trend. It's up. La matita, indovinate, quella di Kiko, la numero uno. Comunque anche la 404 è bellissima come matita di Kiko, eh? Nel caso non si trovasse questa, appunto. Grazie Nunzia per la bella pubblicità che mi fai. Sei troppo cara. Comunque, ripeto, noi, io e te siamo in sintonia con le palette, con i colori, con i rossetti. Mi fa piacere. Adesso sentirete un rumore infernale, ma intanto io ho finito. E nulla, questo è il mio trucco di oggi. Lo trovo interessante, sì. È scontato da Vitano. Un bacione, ciao!